Ciao, sono Andrea Rocchi, ingegnere della ricerca e sviluppo dei tubi a raggi X in Gilardoni. Oggi vi parlerò di un tubo a raggi X. Partiamo dal principio. Che cos'è la radiazione elettromagnetica? La radiazione elettromagnetica non è altro che energia che si trasporta nello spazio. Esistono diversi tipi di sorgenti di radiazione elettromagnetica. Un esempio è l'antenna, che produce onde radio. Un altro esempio invece può essere la candela, che produce luce visibile. I tubi a raggi X sono sorgenti di raggi X. Noi siamo interessati ai raggi X per una loro particolare caratteristica. Essi sono infatti in grado di penetrare la materia e ci permettono quindi di vedere caratteristiche all'interno dei materiali. Vediamo ora come produciamo i raggi X. In fisica esiste una legge fondamentale che stabilisce che una particella carica, nel momento in cui viene bruscamente rallentata, emette radiazione elettromagnetica. Noi, per produrre raggi X, non facciamo altro che applicare questa legge. Le particelle cariche che utilizziamo sono elettroni, che vengono accelerati verso un bersaglio, dove vengono bruscamente frenate. Il bersaglio è tipicamente materiale metallico, ad esempio tungsteno. Qui gli elettroni incontrano il reticolo atomico, interagiscono con esso e vengono bruscamente fermati. In quel momento viene prodotta radiazione elettromagnetica. Un tubo a raggi X è composto da tre principali componenti: l'ampolla di vetro, il catodo e l'anodo. L'ampolla di vetro è fondamentale per un tubo a raggi X. Essa permette infatti di avere del vuoto molto spinto all'interno di esso. Gli elettroni infatti non sarebbero in grado di viaggiare oltre qualche millimetro in atmosfera. Il secondo elemento è il catodo, composto da una spirale ed un focalizzatore. La spirale è il luogo in cui vengono emessi gli elettroni. Il focalizzatore ha il compito di indirizzare questi elettroni verso l'anodo, il nostro bersaglio. L'anodo, come appunto vi ho detto, è composto da tungsteno ed è il luogo in cui gli elettroni vengono frenati e si ha l'emissione dei raggi X. Ora conosciamo un tubo a raggi X, accendiamone uno insieme. Ci troviamo nel reparto di vuotatura della Gilardoni raggi X. Qui avviene l'ultimo step nel processo di costruzione di un tubo a raggi X. Il tubo viene acceso e viene provato all'interno di questo forno che ha un vetro al piombo che permette di essere protetti dai raggi X. Un tubo a raggi X acceso risulta come una lampadina a incandescenza sostanzialmente. Noi non abbiamo un'evidenza dei raggi X, ma possiamo misurare la corrente di elettroni che passa dal catodo all'anodo. I raggi X sono invisibili, ma qualcosa noi possiamo vedere. Questa è l'impronta che viene lasciata dai raggi X sul vetro nel momento in cui fuoriescono dall'anodo. Vorrei chiudere con una curiosità. Sapete perché si chiamano raggi X? Perché un tempo non si conosceva niente dei raggi X. Ad oggi noi li conosciamo molto bene e possiamo governarli per sfruttarne le capacità. Bene, spero che dopo questo Gil Talk i raggi X siano un po' meno misteriosi anche per tutti voi. Gilardoni, imagine the future since 1947.